Oh wow, allora ragazzi, buon sabato, finalmente la vigilia, eh? Domani si gioca, era ora, io sinceramente non ce la faccio più, non ce la faccio più perché sembra passato 15 anni dall'ultima volta che abbiamo giocato, non so se è solo una mia sensazione, l'ho scritto anche su Instagram e su Twitter, lo ripeto anche qua perché insomma è da tanto che non mi dia l'aiuto a giocare, sembra davvero passata una sessione estiva, invece stiamo parlando semplicemente di una pausa nazionale, la prossima sarà tra un paio di mesi circa, qualcosina di meno, 45 giorni. Vediamo dove arriviamo fino a quel momento, come ha detto lo stesso Massimiliano Allegri. E proprio di questo parliamo, dicevo wow all'inizio perché ci sono tanti concetti, ragazzi, avremo molte cose da sviscerare in questa conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre-Juventus Hellas Verona, che diventa una pietra miliare della storia juventina, dato che è la prima partita post-mercato di riparazione, il più importante mercato di riparazione della storia della Juve. Insomma, parliamo di cose importanti. Per questo che vi chiedo un mi piace, vi chiedo intanto se avete visto anche la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, se la risposta è no, potete andarvela a rileggere, potete leggervela su OneFootball, sponsor del canale, per scaricarlo potete inquadrare questo QR code che è comparso qui sopra in sovraimpressione, scusate la ripetizione, scaricatevi OneFootball che vi accompagnerà intanto nel capire anche un po' la formazione per domani, magari ne parliamo anche domani nel dettaglio, prima della partita, quando ci sarà una rifinitura e informazioni più certe. Adesso andiamo a snocciolare alcune cose su OneFootball. Potrete seguire appunto questo trend e tutto quello che riguarda la partita di domani. Juventus e la Sverona, si torna in campo. Sensazione. Allegri l'ho visto un po' teso. Solitamente quando fa le conferenze stampa è molto più aperto, alla battuta, cosa che ha fatto, comunque anche in questo caso qualche battuta c'è stata, ma meno del solito. Mi è sembrato di vedere un Allegri un po' più chiuso a riccio dentro se stesso. Non so se avete avuto la stessa sensazione, ma forse perché era anche lui preoccupato, teso per il ritorno in campo, dopo che ci si aspetta tanto ora da questa Juve, quindi magari era anche una preoccupazione sotto questo punto di vista, ma è una mia illazione, ve la butto lì. Di cosa ha parlato Allegri? Ovviamente, ragazzi, il focus principale della conferenza, Vlahovic e Zaccaria, e come si incastrano e dove li metti e giocano e robe del genere. Potrebbero giocare entrambi, ha detto Massimiliano Allegri, ha detto Vlahovic ha caratteristiche importanti che non avevamo. E qua mi ha fatto ridere perché qualche mese fa analizzavamo le conferenze stampa di Allegri e lui diceva: no, in attacco siamo a posto così, abbiamo dei giocatori buoni. Comunque, gli attaccanti i loro gol li hanno fatti, serve qualche gol in più dal centrocampo. Queste erano parole e musica di Massimiliano Allegri, che col senno di poi in realtà si avvicina molto di più a quello che era il pensiero comune dei tifosi. Segno che anche lui pensava le stesse cose, ma che in quel momento era impossibilitato a dirle. Quindi era chiaro e logico, limpido, lampante, che potesse essere aggiunto anche un attaccante con determinate caratteristiche, perché di questo stiamo parlando nei confronti di Vlahovic, e quindi Allegri lo pensava, ma non lo poteva dire. E infatti la prima occasione lo dice. Casualità, dai, diciamo coincidenza, ovviamente sapendo un po' come funziona anche il mondo della comunicazione, anche intorno alla Juve. Abbiamo visto comunque anche con All or Nothing, quando Andrea Pirlo andava a preparare le conferenze stampa, quindi sappiamo bene com'è questo mondo, sappiamo che ci sono alcune cose che sono mezze verità per non dire bugie. Poi ci sono dei ringraziamenti a Bentancur, a Kulusevski, non a Ramsey. Perché, mi sono chiesto? Infatti poi ci tornano sopra. Allegri, diciamo, un po' politicamente corretto, va a snocciolare due o tre frasi fatte, stesse cose. Beh, Ramsey si sì, era aggregato a noi, poi ha avuto dei problemi, abbiamo optato per niente approfondimenti nei confronti di questa cosa. Allegri dice: no, non è una questione di antipatia, però ora l'impressione è che sia effettivamente successo qualcosa, non so se tra Ramsey e Juve o tra Ramsey e Allegri, e ora la sensazione c'è, perché è stato palesemente messo fuori rosa Aaron Ramsey. E nei ringraziamenti nemmeno citato, quando glielo fanno notare non tornano ringraziamenti, quindi non dico che, però ogni tanto a pensare male ci si becca, soprattutto quando gli indizi sono così pressanti. Voglio sapere anche un po' la vostra opinione, è ovvio che qua stiamo parlando di illazioni purissime, dato che non abbiamo elementi a cui aggrapparci, se non questa piccola curiosità all'interno della conferenza stampa. Allegri dice: obiettivo quarto posto era quello all'inizio e sarebbe stato questo anche senza gli acquisti. Attenzione, perché poi su questa frase ci torneremo sopra. Ricordatevelo il discorso degli obiettivi, ok? Andiamo avanti.
Allegri dice una cosa che condivido e che abbiamo detto tante volte: non c'è più margine d'errore, è impossibile rimediare da adesso in poi. Siamo nella seconda parte della stagione, nel momento più delicato del campionato, e adesso pesa tutto di più. Sono d'accordo, ragazzi. Dopo che ti sei giocato tanti jolly nella prima parte di campionato, nella fattispecie, in particolar modo nelle prime quattro partite di campionato, lasciando per strada qualche punto anche successivamente, l'abbiamo già detto, non c'è più margine d'errore. Ora sta tutto nelle mani di Massimiliano Allegri, che conferma anche lui: ho una rosa migliorata dopo il mercato di riparazione, e quindi ora ci sono tutte le carte in regola per fare un ritorno degno della Juventus. E quindi avanti, Massimiliano. Io credo che si possa fare un bel ritorno, sono assolutamente convinto di questo. Poi sarà sempre il campo la verità assoluta, voglio sapere anche la vostra. So che tanti sono della mia idea, so che qualcuno in realtà non è così ottimista, però ci sta, sono posizioni, sono sensazioni, sono cose che sono abbastanza soggettive. Io sono dell'idea che si possa fare bene. Tra l'altro gli fanno una domanda sul tridente, Allegri dice sì. È possibile, sono giocatori che possono giocare insieme tutti e tre contemporaneamente. L'importante è che corrano per dare equilibrio alla squadra, che rimane il focus principale. Allegri dice: le grandi squadre sono quelle che comunque mantengono l'equilibrio, che sia un attaccante, che sia due, che sia tre, che sia quattro. L'importante è che si lavori sempre da squadra e che si vada a garantire equilibrio. Poi il numero di attaccanti non conta, ed è un concetto, un mantra, ragazzi, che qua stiamo citando, snocciolando da anni ormai a questa parte. Diciamo sempre: non è il numero di attaccanti che conta, è quanto più se tutti svolgono i loro ruoli nelle 2/3 fasi del calcio, quindi possesso, non possesso, e ovviamente in fase di interdizione, di transizione. Poi il rischio di domani, ecco, qua ragazzi c'è un bel discorso da fare, perché Allegri dice: c'è un giusto e condivisibile entusiasmo post mercato, ma la partita va giocata, va interpretata. Io aggiungo: va vinta. Lo aggiungo io a piedi pagina, nota a piedi pagina. Qua io mi collego a un video che ho fatto da un di recente, che era un discorso legato al modo in cui la Juventus sta trattando l'immagine a livello mediatico di Dusan Vlahovic, quindi giocatore che sui social viene continuamente sbattuto anche in primo piano con la 7, la sigla DV7, il collegamento palese, ovvio, a Cristiano Ronaldo. E il fatto che la Juventus stia esaltando questo acquisto ci fa capire che la Juve ha trovato quel giocatore su cui ricostruire anche un brand. A livello di merchandising, vendita delle magliette, io stesso ho preso la maglietta e so che ne sono state vendute tantissime, perché basta fare un giro per i social e c'è gente che scrive l'ho comprata, c'è gente che la posta, gente che la indossa, e quindi è normale che la Juventus sia andata a spingere tantissimo su quel tasto lì. E questo è un rischio, e aveva ragione Davo, e ha ragione Allegri, e sottolineo che tutto questo discorso social, questo mondo social e questa spinta, questo push che io stesso ho contribuito ad alimentare con questo, intanto, con la maglia, con i video, con le sensazioni, con l'emozione, con la positività che sto trasmettendo anche adesso in questo video, dicendo: ragazzi, io con questi nuovi acquisti ci credo. È vero, è un'arma a doppio taglio, perché noi tifosi abbiamo il diritto di farlo, ma dentro il gruppo questo non deve accadere. E qua torna utile, paradossalmente, passatemi la battuta, l'essere boomer di Allegri e il fatto che si sia tolto dai social ormai qualche anno fa e che quindi non venga particolarmente influenzato da questo mondo. Lui lo vive, certo, sulla pelle, perché gli comunicheranno che, però lui è un po' più chiuso, ok? All'interno di questo mondo e lo sta vivendo meno. Ed è importantissimo che la testa del gruppo, quindi il capo del gruppo, l'allenatore, chi deve gestire tutto, sia un po' più staccato in questo momento e che non stia vedendo quello che accade nel fantastico mondo di internet. Perché è lui che deve tenere il gruppo con i piedi per terra e far passare il concetto che sì, va bene, sono arrivati questi due. Ma non c'è scritto da nessuna parte che si vincerà per questo. E lo sappiamo bene, ne parlavo l'altro giorno, la storia di Icaro che si avvicina troppo al sole, le ali di cera che si sciolgono, cade per terra e muore. Ragazzi, è la storia di Cristiano Ronaldo alla Juve. Che pensavamo che fosse tutto dovuto, scontato, da 8 scudetti di fila, vabbè, allora 8 su 7 scudetti di fila, arriva Ronaldo, ne vinco altri due, poi magari la Champions. No, non c'è scritto da nessuna parte. E c'è sempre solo un modo, che è sempre solo il lavoro, il campo, la quotidianità, la voglia. Ragazzi, è sempre il campo.
sempre lì andiamo a cadere. Quindi sono contento che Allegri sia boomer sotto questo punto di vista e che non sia sui social, proprio perché sta cercando di tenere i piedi per terra. Non gioca Bonucci, dovrebbe recuperare la settimana prossima, tradotto probabilmente ci sarà Chiellini o magari Rugani, adesso vedremo, secondo me giocheranno Chiellini d'Elite a questo punto per poi far giocare magari Rugani in Coppa Italia con il Sassuolo, ma ne parleremo prossimamente, magari nella giornata di domani. Alessandro si è negativizzato, è tornato, ma non è disponibile la giornata di domani, torna a disposizione lunedì, e quindi poi qua dice possibile Danilo a destra e De Sciglio a sinistra, occhio anche Luca Pellegrini che comunque c'è, è stato inserito in lista Champions, abbiamo già parlato anche di questa cosa, potrebbe giocare pure lui. Allegri dice, negli allenamenti Zaccaria l'ho provato da interno di centrocampo, ma può giocare a 2, a 3, perché ha la possibilità di giocare sia a 2 che a 3 a centrocampo, e ha dei piedi educati che gli permettono di giocare pure davanti alla difesa. Quindi attenzione, perché potrebbe andare così proprio domani, e ci arriviamo tra poco. Un'altra cosa molto importante che mi è piaciuta di Allegri è stata il sottolineare come le responsabilità non siano tutte di Vlahovic, ma siano distribuite nel reparto d'attacco. Tradotto, non è che ora che è arrivato Vlahovic, Vlahovic deve fare gol, gli altri possono guardare. No, non esiste. Non esiste, perché questo è un processo di responsabilizzazione sia di Dybala che di Morata, parlando del reparto offensivo, di quelli che probabilmente, verosimilmente, saranno i titolari al pari di Vlahovic. Ma non solo. Allegri parla di tutta la squadra, quindi i titolari, le riserve dell'attacco, del centrocampo, della difesa, e dice lui l'allenatore, perché Allegri bene o male sta sposando tra virgolette la mia presa di posizione, e cioè in questo momento sono i giocatori e l'allenatore quelli più sotto la lente di ingrandimento, perché la società ha fatto il suo, e prima del mercato, lo sapete bene, io attribuivo grandi colpe alla società per come aveva gestito gli ultimi anni. E adesso invece, con un mercato di riparazione di questo tipo, la società quasi va ad ammettere, fa un mea culpa dicendo ok, magari ho dato in mano all'allenatore una squadra composta da giocatori non all'altezza, ora mi metto d'impegno, l'allenatore ha a disposizione una squadra con cui può fare sicuramente bene per raggiungere sempre quegli obiettivi prefissati, e ve lo dico ancora, ci torneremo tra pochissimo. E quindi ora sta a voi giocatori, perché scendono in campo, l'allenatore perché li gestisce. Io sono molto d'accordo con questa cosa, ed è una roba che avevo già detto anche di recente. Mi è piaciuto questo passaggio sul fatto che Allegri dica sì, ok, è arrivato Vlahovic, ma non è che ora che c'è Vlahovic io non ho responsabilità, la squadra non ha responsabilità. Ne abbiamo tutti, e anche di più, perché abbiamo una volontà in meno, abbiamo qualcosa in meno a cui aggrapparci. Ok, quindi responsabilità forse si alzano piuttosto che abbassarsi con l'arrivo di Vlahovic. Sono molto d'accordo. Poi torna sempre sul discorso della società, dice quel 99 su 100 gli va a fare Romeo sta domanda, e dice ragazzi, 99 su 100 sì, però è stata brava ancora la società ad anticipare i tempi. E questa è una cosa che aveva detto Giovanni Albanese qua sul mio canale: la società ha semplicemente anticipato il mercato estivo. Poi Allegri dirà, poi quest'estate ci sarà anche un altro mercato e vedremo, ma per il momento concentriamoci su questo. Stiamo già pensando alla sessione estiva, domani si gioca, finalmente torna al campo, aggiungo io. Allegri poi dice un'altra cosa importante, e cioè Vlahovic fa un grande salto, ora ha pressioni diverse, sempre il solito discorso, un conto giocare a Fiorentina, un conto giocare a Juve, lo condivido, lo sottoscrivo, non ci torno sopra perché ormai è un discorso anche abbastanza noioso, discorso snocciolato che penso non si possa andare più nel dettaglio. Aggiungo una cosa importante, è molto avanti per l'età che ha, perché sapete, no, c'è sempre questa discussione Allegri giovani, Allegri non guarda mai la carta d'identità, non guarda mai il numerino, guarda quanto può dare, e l'esperienza ce l'ha spiegato tante volte quest'anno, e Allegri te lo dice, sì, Vlahovic ha 22 anni, ma non è un 22enne normale, anzi lo paragona ad Holland, lo mette in quel gruppone lì, non dicendo che il livello è lo stesso, però mettendolo nel gruppo di quelli che a una certa età comunque hanno già un futuro, non dico assicurato, ma quasi, proprio perché ha tutto da dimostrare e inizierà a farlo domani sera contro l'Hellas Verona. Gioca Arthur. Allegri qua dice, sono molto contento che alla fine sia rimasto, perché era un giocatore in uscita, quel 99 su 100 nasceva proprio sulla domanda di Arthur, alla fine uscirà oppure no? E dice una cosa che condivido, abbiamo soluzioni interessanti e importanti a metà campo, che è il video che ho fatto ieri, dicendo sulla curiosità, la novità sul centrocampo della Juve, quindi non torno sul discorso, andatevi a vedere quello, ma è un video
che racchiude molto di quello che è stato l'ultimo anno, anno e mezzo del centrocampo della Juventus. Qua finalmente, eccoci qua, parliamo degli obiettivi. Perché qua furbacchione Massimiliano Allegri dice: sì, giochiamo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per ora sorge spontanea la domanda: quali erano questi obiettivi prefissati? Perché quando parte il campionato, allora bisogna darsi gli obiettivi. E banalmente, quando c'era Cristiano Ronaldo, io immagino che gli obiettivi non fossero quelli di cerchiamo comunque di arrivare al quarto posto con Cristiano Ronaldo, con Locatelli e con Allegri in panchina rispetto alla squadra l'anno scorso, perché già l'anno scorso non erano quelli gli obiettivi, era quello di vincere il decimo scudetto, lo sappiamo, lo risappiamo, lo risappiamo. Quindi mi sa anche strano, mi sembra quantomeno bizzarro, che la Juventus faccia firmare a Massimiliano Allegri, un allenatore che nella storia della Juve ha fatto grandi cose, un contratto con la stessa squadra bene o male l'anno scorso, più Locatelli, e gli dica: guarda, a noi basta che tu possa arrivare nelle prime quattro. Non ci credo mai, cioè veramente non ci credo mai. Bisogna capire quando va via Cristiano Ronaldo cosa chiede la Juventus ad Allegri o cosa dice Allegri alla Juventus, perché lì casca l'asino poi. Perché Allegri dice una cosa che cambia rispetto al passato. Allegri dice: la Juventus gioca sempre per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. Ah, la Juventus non gioca più per vincere, gioca per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. Perché qualche minuto prima Allegri ha detto: la Juventus lavora e continua a lavorare per continuare a vincere. Ma Allegri ce l'ha sempre detto: la Juventus quando scende in campo tutti gli anni gioca per vincere lo scudetto, gioca per vincere la Coppa Italia, gioca per vincere la Supercoppa, gioca per vincere la Champions. Poi che succede o non succede è un altro discorso. Invece adesso Allegri dice: la Juventus gioca per raggiungere gli obiettivi che si era prefissati. Quindi sta tutto lì. Capire che cosa si sono detti quest'estate, quando hanno sottoposto il contratto ad Allegri, quando ancora c'era Ronaldo e quando è andato via Ronaldo. E questo non lo sapremo mai. È il bello di tutto questa pippa mentale che non lo sapremo mai. Però ci tenevo a sottolineare e a rimarcare questo concetto, perché sentire che la Juve non gioca più per vincere, ma che gioca per raggiungere gli obiettivi, mi ha fatto quantomeno sorridere, penso un po' a tutti voi, magari non l'avevate notato, ora sì. Gatti ha delle caratteristiche importanti per il futuro, l'ha aggiunto lui. Allegri salta su: oh, parliamo di Gatti, così dal niente, va bene, ci sta. E poi gli fanno una domanda: ma ora alleni la rosa più forte del campionato o no? E ancora una volta, ragazzi, qua c'è un altro discorso un po' paraculo di Allegri. Come vi dicevo prima, no? Nelle conferenze stampa si cerca di dire una mezza verità invece che dire una bugia. E Allegri dice: non mi interessa se è la rosa più forte del campionato. Campionato, Serie A, campionato a tappe, percorso a tappe, poi si vede alla fine chi arriva primo e merita, no? Io sono d'accordo. Però anche qua l'Allegri del passato, come prima parlava di la Juve gioca sempre per vincere tutte le competizioni e non la Juventus gioca per raggiungere gli obiettivi, dice il vecchio Allegri: io alleno i migliori, i miei giocatori sono i migliori al mondo. Nessuno tocchi i miei ragazzi, degli altri non mi interessa, giocano di là, i miei sono i migliori. Ora no, ora dice rosa migliore, ma non mi interessa. È bello capire a seconda della posizione, a seconda della situazione, come Allegri gestisce i gruppi, perché proprio non gli era mai accaduto alla Juventus di gestire una situazione di questo tipo, della quale, e l'abbiamo già detto tante volte, ha delle grosse responsabilità, siccome Massimiliano Allegri, per essere arrivato a questo punto della stagione. Poi, per quanto mi riguarda, negli ultimi mesi si è messo una pezza e si sta facendo meglio, però degli errori sono stati fatti e penso che sia innegabile e sia negare semplicemente la realtà dire che no, invece va tutto bene, perché la Juventus non può essere al quinto posto se le cose vanno tutto bene. Non esiste questa cosa, mi dispiace. E poi alla fine domanda sullo scudetto, gli chiedono se crede nella lotta a scudetto e dice: Inzaghi parla della Juventus nella lotta a scudetto, giustamente, noi difficilmente rientreremo a meno che non vadano a suicidarsi tutte quelle davanti. Sono abbastanza d'accordo, rimaniamo concentrati sugli obiettivi prefissati, dato per tornare ancora sul discorso, che per il momento sono il quarto posto. Io però aggiungo una cosa: sì, è vero, il quarto posto probabilmente in questo momento è l'obiettivo. Ma io con questa rosa forse chiedo anche qualcosa di più, che non significa lo scudetto, perché sono 14 punti virtuali. Però io sono sempre stato dell'idea che con quella rosa che avevamo prima, la Juventus potesse essere dal secondo al quarto indistintamente, proprio come livello di rosa, perché secondo me l'Inter era la migliore, sto parlando post-cessione di Ronaldo e quindi ufficializzazione delle liste, l'Inter era migliore.
la Juventus, il Milan e l'Atalanta se la giravano all'intorno, ma questa, anche, questa è la mia presa di posizione, so che in tanti non sono d'accordo. Io credo che invece con questa rosa la Juventus debba ambire a qualcosa di più del semplice raggiungere il quarto posto, quindi migliorare anche la posizione che ha raggiunto l'anno scorso, che poi possa essere il terzo, possa essere il secondo, non lo so. È ovvio che l'importante è entrare in Champions, che poi se non arrivo terzo, non arrivo secondo, non me ne frega niente, perché comunque l'obiettivo è entrare in Champions, che è quella la cosa più importante. Però con una rosa di questo tipo, io sono, se prima ero combattuto di dove ficcare la Juve, se più del Milan, meno del Milan, più dell'Atalanta, meno dell'Atalanta, quanto più del Napoli, secondo me ora questa rosa è assolutamente la seconda rosa d'Italia. Poi in un campionato che inizia in questo momento si potrebbe ragionare anche sulle gerarchie, sull'Inter, lo faremo quest'estate, intanto abbiamo 4 mesi per capire effettivamente Vlahovic e Zaccaria cosa possono dare alla Juventus, perché questo è un punto interrogativo, l'impatto che avranno questi due giocatori con la Juventus è un punto interrogativo, è proprio per questo è stato bene anticipare le mosse per averle già a disposizione, e quest'estate a seconda poi di come verrà completata anche la successiva campagna acquisti, ma qua siamo già proiettati al futuro, capire se la Juventus potrà essere, tornare all'unanimità, la rosa più forte del campionato. Poi sappiamo che non sempre la rosa migliore è sintomo e sinonimo di vittoria, però io se devo pesare sulla carta gli organici, parlo puramente sulla carta, poi rimane sempre il campo a dare la risposta giusta, quindi traduco, in questo momento è giusto che il Napoli sia davanti alla Juventus per quello che ha fatto vedere sul campo, ma se parlo meramente sulla carta, secondo me non siamo ancora la rosa migliore d'Italia, proprio perché abbiamo ancora tutto da dimostrare. Siamo dopo l'Inter, non so di quanto, ma mi sento di dire che la rosa è più profonda e più qualitativa rispetto a quella di Milan e Atalanta, e quindi qualcosina in più mi piacerebbe vederlo dalla Juventus, giocando non solo per raggiungere il quarto posto, ma anche solo per la soddisfazione di dire ok, questa stagione è iniziata male, ci siamo migliorati in corso d'opera, il mercato ci ha dato una mano, e poi siamo tornati a ragionare come dovrebbe ragionare la Juve, e cioè cercando di avvicinarsi quanto più possibile alla vittoria, proprio perché sentire che la Juve gioca per raggiungere gli obiettivi non mi piace, mi piace più sentire e pensare che anche chi lavora quotidianamente nella Juventus possa dire la Juventus gioca, lavora e si muove per vincere o per tornare a vincere quanto prima possibile. Questa è un po' la mia posizione, sono carichissimo aspettando Juventus-Verona di domani, fatemi sapere un po' tutte queste riflessioni dove vi hanno portato, perché la conferenza stampa di Allegri di oggi è stata bella bella piena di spunti e riflessioni importanti.